È una boccata d'ossigeno l'acqua che è arrivata in questi territori. Noi ci troviamo nel Val d'Arno Aretino ed in particolare in questo caso in una vigna. Per quanto riguarda il vino, forse l'acqua arriva troppo tardi, potrebbe invece essere molto utile per la produzione di olio. È stato un toccasana quest'acqua perché altrimenti la maggior parte dell'uva non sarebbe maturata. In alcuni casi il pH non sarebbe stato quello idoneo alla vendemmia perché in alcuni grappoli ovviamente la concentrazione di zucchero è talmente tanto alta che se non viene diluita dall'acqua poi non è possibile la raccolta perché l'uva non, perché poi il mosto non fermenterebbe. Quindi ovviamente molte viti soggette a stress idrico che perdono la prima parte di foglie, quindi alla base, e poi vanno a seccare il grappolo. E quindi ben venga la pioggia, purché però rimanga pioggia, ovviamente tutto non si può chiedere. La grandine, come sappiamo, colpisce a strisce, quindi noi siamo stati graziati nella maggior parte dell'azienda, quindi su 30 ettari è stata colpita solo una piccola parte, ma con un danno piuttosto lieve, quindi ci si può ritenere contenti, fortunati, però non a tutti è andata così, cioè le persone hanno avuto il 100% del danno. Ecco, qui si parla di vino, ma voi sicuramente ci potrete dire qualcosa anche sull'olio, che prodotti ci possiamo aspettare, perché insomma è stata un'annata davvero particolare e di forte stress, ecco, per l'agricoltura. Se si va sotto gli olivi si vedono delle piccole olive, molto piccole, già diventate nere, che sono secche e sono cadute. Ora si può sperare magari meglio sull'olio, visto che ancora la raccolta è più lontana rispetto ovviamente alla vendemmia che ormai ha le porte, quindi si spera insomma che le olive sono rimaste attaccate possano crescere un po' e quindi darci almeno un po' di prodotto. E questo nel mercato ci mette sempre in difficoltà, perché comunque quando si vende si ha una richiesta costante di prodotto e ormai né di vino né di olio si può più garantire.